Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente sono tornata anche qui su YouTube dopo 2 settimane di stop, però sono tornata e oggi voglio parlarvi di... Grazie. E oggi voglio parlarvi di film, serie TV e in particolare di un libro che sto leggendo in questo periodo, quindi direi di iniziare subito. Ammetto che in questo periodo non sto molto guardando Netflix, mi sto concentrando più su Amazon Prime. Quindi direi di, cioè Amazon Prime Video, quindi direi di iniziare da Netflix, che è più semplice. Sto aspettando la nuova stagione di Summer Time, quindi manca pochissimo. La prima stagione mi aveva entusiasmata, sono molto curiosa di vedere cosa succederà, anche perché dal trailer della seconda stagione ho visto che ci sono veramente tantissimi cambiamenti, quindi sono molto curiosa di vedere come si evolverà la situazione. Però di serie TV che ho guardato su Netflix e che mi è piaciuta moltissimo è Ginny and Georgia. È veramente una serie TV intrigante perché vedi praticamente la difficoltà di una mamma dopo una vita, comunque un'infanzia, una vita difficile, di cavarsela. Una figlia che scopre dei segreti che la mamma voleva ovviamente nascondere, e comunque ci sono molte lezioni di vita. Sono molto curiosa di vedere come si evolverà la prossima stagione, perché la fine ci ha lasciati ovviamente, mi ha lasciata ovviamente molto così. In sospeso, non ho ben capito come andrà a finire, però devo dire che mi è piaciuta davvero, davvero tanto, e quindi aspetto la seconda stagione e ve la consiglio. Passiamo a Amazon Prime Video. Non avendo praticamente tempo di guardare le serie TV, perché le inizio sempre e non le finisco mai, quindi ho deciso di prendermi una pausa dalle serie TV, mi sono dedicata ai film per quel poco tempo libero che mi è rimasto, e ho visto 2 film molto particolari su Amazon Prime Video. Il primo è con Jennifer Lopez come attrice protagonista, grazie per sbattere le porte, ed è Il ragazzo della porta accanto o The Boy Next Door. È un film molto particolare, è un thriller e praticamente parla di questa signora interpretata da Jennifer Lopez in fase di divorzio con un figlio, e scopre che come suo vicino di casa arriva questo ragazzo e molto 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 bello, e all'inizio che l'aiutava in tutto, aveva fatto amicizia con il figlio eccetera eccetera. Lui comincia ad avere una passione morbosa per lei, lei si lascia travolgere per una volta, e poi l'evolversi è molto molto particolare e quasi su... si sposta molto su un genere
violenza psicologica, molto interessante, ve lo consiglio. Con una fine di suspense allucinante. Vi sconsiglio di guardarlo verso le 1-2 di notte, meglio guardarlo un po' prima, però molto molto bello. L'altro film che ho visto sempre su Amazon Prime Video si intitola Two Mothers. È un film di parecchi anni fa. Anche questo con una storia particolare. Ci sono appunto come protagoniste due migliori amiche dall'infanzia con i loro figli. Ed entrambe si innamorano dei rispettivi figli, cioè la migliore amica, una delle migliori amiche si innamora del figlio dell'altra e l'altra si innamora del figlio dell'altra. Quindi dei triangoli amorosi allucinanti. Con una fine molto molto bella ed è parecchio particolare, quasi a tratti emozionante, e quindi ve lo consiglio. Molto particolare anche questo come film. Si capisce comunque che la passione non ha età, ma è molto difficile appunto preservarla in una situazione complicata come questa. L'ultima serie che ho visto, che vabbè, l'avrete già vista assolutamente tutti su Amazon Prime Video, è LOL Chi ride è fuori. Beh, ragazzi, divertentissima. Sono stati dei geni veramente a pensare una cosa del genere. Mi sono divertita un sacco, i protagonisti, il cast era fantastico, ho amato Pintus e Lillo in una maniera assurda, Katia Follese, mi pare sì, il suo cognome sia questo, è veramente unica, pazzesca, io l'ho sempre seguita fin dai tempi in cui faceva lo sketch Miss Italia, quindi ho adorato questa serie e adesso ho visto che ho anche iniziato a vedere il primo episodio su Amazon Prime c'è una serie fatta proprio sulla vita di Pintus, ovviamente in chiave ironica e divertente. Molto divertente anche quella, non mi ricordo il nome, però ovviamente come per gli altri film vi lascio il nome e l'immagine della copertina, se si può così definire qui. E questa invece è stata l'ultima serie che ho visto. Allora, premetto che non ho mai letto libri di YouTubers, influencers, attrici, eccetera, eccetera. Però Maria Sole Pollio è sempre stata una dei personaggi, passatemi il termine, che mi hanno affascinata di più. Perché l'ho sempre vista come una persona molto con i piedi per terra, molto umile e le immagini che dà di sé sui suoi profili mi è sempre piaciuta. Quindi ho deciso di provare a leggere il suo libro. Oltre, lo sto leggendo, devo ancora finirlo. Sono arrivata a Un'altra forma di luce, che è uno degli ultimi capitoli, mi manca poco per finirlo di leggere. Sono rimasta entusiasta perché si percepisce che ci abbia messo il cuore e l'anima.
raccontato cose di sé che nessuno sapeva prima, quindi si è confidata, ha avuto coraggio nel farlo. E anche perché, come si dice sui social, si tende sempre a far vedere la parte migliore della propria vita, no? Quindi le cose più belle, la felicità, siamo tutti felici e contenti, non siamo mai tristi e non abbiamo mai problemi. Invece qua si percepisce comunque che non è sempre tutto rose e fiori. E mi ha molto colpito, quindi ve lo consiglio. Io ho 20 anni, quindi pensavo che magari fosse più dedicato a persone un po' più piccole, invece assolutamente no, è per tutti. Quindi ve lo consiglio. Bene ragazzi, questo video termina qui. Ok, spero vi sia piaciuto e, come il primo episodio di questa miniserie su serie TV e libri. E, vi aspetto ovviamente mercoledì prossimo per un prossimo video. Vi mando un grosso bacio. Ciao!